sono partito da San pento cu de pan, forse un po' ci fundio, forse un po' ci savio. Ci piace ricordare l'amico Elmo, anche come uomo di spettacolo, attento cantore delle canzoni popolari della sua amata Liguria e bravo attore di commedie dialettali ligure. Queste anche le motivazioni per un inevitabile incontro con Telecupole, emittente da sempre al servizio del territorio e della cultura. Silvia, un anno dalla scomparsa di papà, tanti amici per ricordarlo. Per me mio padre è stato una persona speciale, ma vedere tutte le persone che sono venute qui per ricordarlo sul palco e anche fra il pubblico è stato un grande onore, una grande soddisfazione personale, perché papà con queste persone ha collaborato, quindi ricordiamo l'artista e l'uomo contemporaneamente. Papà era dirigente alla Ferrero e a Bruxelles nel 1978 scrisse una canzone assieme al maestro Matera, che era Ricordo Sagna e Gia e Gia. Da lì è nata la sua passione per Savona. Assieme al professor Galea avevano appunto in questi mesi il progetto di mettere la lingua ligure nelle scuole e aveva nel 1999 col signor Alessandro Alessandri iniziato la rassegna teatrale Don Pelle e nel 2002 la rassegna, il festival della canzone in lingua ligure San Giorgio. Eredità che ho avuto da papà e che cerco di continuare nel tempo. Sfortunato chi sogna e chi spera. C'è stata anche una forte collaborazione con la nostra emittente Telecupole. Sì, io ringrazio in particolar modo il signor Toselli e spero di collaborare con Telecupole come ha sempre collaborato papà. E per il suo impegno a far conoscere Telecupole in Liguria, commemorandolo, lo voglio ancora ringraziare. Pier Maria Toselli. Grazie.